Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video YouTube. Ovviamente parleremo di affitti brevi quest'oggi con, come avrete potuto intuire dal titolo, una chiave di lettura un po' diversa. Questo di oggi è un video molto particolare e speciale perché condividerò con voi un'intervista che ho fatto dal vivo a mia mamma, intervista realizzata qualche mese fa ormai durante un workshop che abbiamo tenuto dal vivo. In che senso? Beh, se non lo sapete, noi ogni tanto, più o meno una volta al mese, realizziamo degli eventi dal vivo gratuiti della durata di qualche giorno, ai quali potete partecipare comodamente da casa semplicemente collegandovi ad un link, dove andiamo ad analizzare un po' il business degli affitti brevi, vi facciamo praticamente una formazione introduttiva gratuita, andiamo a rispondere alle vostre domande, facciamo ricerche di mercato nella vostra città per capire se questo mercato è effettivamente valido, se effettivamente è florido nella vostra zona, e sono eventi di grande caratura e di importanza che attraggono letteralmente migliaia e migliaia di persone. Ho avuto la fortuna e il piacere di ospitare mia mamma qualche workshop fa e dal vivo gli ho fatto innanzitutto delle domande che mi vengono poste molto spesso sui social, ma anche domande pescate proprio direttamente dal workshop stesso. Quindi andando a guardare questo video e questa intervista è come se aveste partecipato ed è assolutamente di estremo valore, perché non gli hanno chiesto ma Ludovico a cosa giocava quando era piccolo, no, gli hanno fatto domande legate al business degli affitti brevi. Infatti, qualora non lo sappiate, mia mamma non è solo mia mamma, ma è anche una property manager che dopo oltre 20 anni di esperienza nella ristorazione ha deciso di lasciare questo business, ovvero il business della ristorazione, appunto perché richiedeva tantissimi sforzi fisici e mentali, tantissime ore di lavoro e generava letteralmente pochi soldi. Non è che è diventata ricca grazie alla ristorazione, non guadagnava 10.000 euro al mese e quindi si è letteralmente stancata dopo oltre 20 anni, quasi 30, di questo business estenuante. E siccome questi workshop non sono solo un'occasione per andare a rispondere alle vostre domande, non sono solo un'occasione per darvi nozioni, ma sono anche un'occasione appunto per andare ad intervistare tante persone che sono entrate in questo business e hanno cambiato vita, ho deciso di andare a registrare questo workshop e ad inserire alcune di queste interviste proprio qua sul canale YouTube. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi perché vi perdereste dei contenuti incredibili. Prima di lasciarvi all'intervista, che è veramente di altissimo valore, però colgo l'occasione per invitarvi al prossimo workshop di B&B Academy, che si terrà dal 19 al 21 novembre. E se stai guardando questo video dopo il 21 novembre, non ti preoccupare, sicuramente ci saranno altri workshop e comunque potrai richiedere la replica dell'ultimo workshop che si è tenuto. Quindi, senza nessun tipo di problema, se stai guardando questo video dopo il 21 novembre 2024, contattaci su Instagram e chiedici o la replica o quando si terrà il prossimo workshop. Nel link in descrizione trovi tutte le informazioni per partecipare a questo workshop, per contattarci su Instagram o su WhatsApp. Ti ricordo che questi workshop sono stati tra l'altro il trampolino di lancio per tantissimi property manager che oggi guadagnano decine di migliaia di euro al mese. Persone che come te stavano cercando un business, un'opportunità per cambiare vita, hanno partecipato a questi eventi e questi eventi sono stati poi appunto l'inizio della loro carriera all'interno di questo fantastico business. Quindi partecipare è gratuito, non perderti questa opportunità e anche guardare le repliche è gratis, quindi non sprecare il tuo tempo con stupidaggini e richiedi subito la tua replica. Durante questi workshop svegliamo anche una serie di informazioni segrete che non possiamo diffondere pubblicamente così a chiunque passa. Ed è per questo motivo che alcune parti del video saranno censurate. Uno, perché non capiresti magari di che cosa stiamo parlando, e due, perché voglio che questo estremo valore comunque sia dedicato a chi decide di partecipare dal vivo a questi workshop. Ma se deciderai di partecipare al prossimo evento, ovviamente scoprirai di che cosa stiamo parlando. Ora andiamo a vedere l'intervista. Niente, po' di meno, non devi guardare qua, ma devi guardare là. Buonasera a tutti. Mia madre, a grande richiesta. Avvicinati, madre, avvicinati. Aspettate che qua stiamo a fare casino con i capi, vai. Eccomi qua. Nel dubbio ti abbraccio. La mamma, ecco, iniziano. Allora, mia madre, che non è qui in veste di madre, ma è in veste di property manager, quindi persona che gestisce. Quanti moduli gestisci? 20. 20? Ah, sono aumentati? Sì. Ero rimasto a meno. 20 immobili. Ovviamente ormai è supportata da un team di ragazzi giovani, sono tutti giovani. Sì. Sotto i 40. Sì. Sotto i 40.
Il tutto è nato un po' per gioco, lo sapete, era un ristorante, non era soddisfatta della sua vita, lavorava come uno schiavo egizio e guadagnava oggettivamente 2 lire. Non iniziare. Però sì, questo è quanto. Ho iniziato con... Quante case? Qual è stata la prima casa in assoluto? Moscova. Moscova? Quindi, Moscova. Quindi un monolocale soppalcato, che tuttora a distanza di 3 anni hai. Sì. Una sublocazione con un investitore. Quindi la sua filosofia è: io non voglio metterci un euro nel business. Ne hai avuto brutte esperienze con la ristorazione. Quindi abbiamo trovato una persona che voleva investire in questo business, aveva del budget, ma non voleva occuparsene. Lei ha detto, va bene, al netto dei costi facciamo 50 e 50. Quello è stato il primo immobile. Poi tutti i restanti in realtà sono tutti property management, sì, giusto? Sì, sì, non ho nessuna sublocazione. Tutti in percentuale. Quanti immobili hai perso da quando hai iniziato questo business? Ho lasciato stare un paio, ma perché non mi piacevano i proprietari. Cioè, è stata una mia scelta. Quindi in effetti non hai mai perso in 3 anni nessun immobile? No. Cioè, nessuno ti è stato tolto dopo averlo acquisito? No, è stata una scelta mia. Ottimo. 20 immobili con quanti proprietari? Pochi, no? Allora, 16... No, 13 sono di un proprietario, 2 di un altro e poi 3 appartamenti di un altro proprietario. E poi quindi hai a che fare praticamente con 4-5 persone a livello di proprietari. Sì, 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 quindi tra l'altro non è neanche un proprietario quello che ne ha tanti, no, ma è lui li ha presi, un investitore anche lui. È una persona che è entrata anche nella community B&B Academy tra le varie cose e cercava dei property manager che gestissero i suoi immobili, quindi paga una sublocazione, anche lì al netto dei costi di sublocazione avanzano soldi, ragazzi, ne avanzano abbastanza da far guadagnare lui, da guadagnare lei e anche le persone che lavorano per mia mamma. E è arrivata in ritardo, siamo onesti, perché ha smesso di funzionare l'aria condizionata in un immobile del buon Galeazzi, che molti di voi conosceranno, però tu non sei a Milano, no, dove sono gli immobili. No, perché io ho lasciato questa persona che è il nostro manutentore di fiducia, nel caso succedesse qualcosa. Infatti è successo questo problema con l'aria condizionata, il tempo mezz'ora, era in una zona di Milano per fortuna, e poi sapeva che io non c'ero, siccome poi io ci tengo tanto agli appartamenti, penso la stessa cosa che pensa Alessandra, che cioè, quando un proprietario ti dà un appartamento, che sia un monolocale, che sia un appartamento più grosso, più importante, per me ha lo stesso valore, perché comunque ci sono un sacco di sacrifici, cioè i sacrifici che facciamo noi li fanno tutti, ti danno questo appartamento che dietro c'è una storia, per questo per me sono dei piccoli gioielli che io ci tengo tantissimo, per questo se vado via... Comunque devo essere certa che qualcuno, io fondamentalmente faccio la parte in loco, cioè se c'è qualche problema, io quasi non ho più gestione con gli ospiti perché mi stressa, perché comunque non parlo bene l'inglese, i primi appartamenti copiavo i messaggi, incollavo, cioè comunque è stato veramente una bella sfida. E niente, adesso io... mi occupo più della parte in loco, guardo gli appartamenti dopo le pulizie, se ci sono delle manutenzioni da fare. Però in realtà comunque hai automatizzato tutto, anche questo in realtà adesso. Adesso questo è stata anche una mia idea di lasciare questa persona di fiducia che conosce gli appartamenti perché va a fare la manutenzione e se succede qualcosa lui è reperibile. Tu al giorno d'oggi di questo immobile hai deciso di, come dire, rinunciare ad una percentuale degli incassi, ma staccarti completamente, perché una parte degli incassi la dai per gestire praticamente tutta la parte online, eccetera. E un importo fisso molto, molto conveniente per gli incassi che fai ad un ragazzo che ormai subentra al posto tuo nel controllare le imprese di polizia. Sì, questa è stata l'ultima formula che Ludovico mi ha aiutato a trovare, cioè un po' ibrida, per far sì che io sono comunque, cioè lavoro da quando ho 18 anni, sono stanca, ma anche, cioè, voglio del tempo libero, cioè sicuramente anche poter essere oggi qua, no? Cioè, 3 anni fa
eri al ristorante a cuocerti insieme alle pizze? No, ero all'asilo nido. Perché dopo il ristorante ha provato a lavorare negli asili nidi, ma non è andato. No, non è andato. Quindi al giorno d'oggi parte online delegata, a fronte di una percentuale, è stata una sua scelta, avrebbe potuto assumere delle persone, ma lei non ne voleva più sapere neanche di assunzioni, cose, voleva meno vincoli possibili. Parte in loco, recentemente ha iniziato a delegare anche quella, e quindi può focalizzarsi su se stessa, sulla sua salute, sulle sue passioni, suo figlio e tutto il resto della famiglia, tant'è che adesso sei qui, poi vabbè, torni a Milano, poi vengono a trovarci i parenti dall'Argentina a settembre, farai un tour dell'Italia insieme a loro, quindi 50 anni sei rinata, sì, possiamo dire. Sì, 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 sono molto grata anche a Ludovico e all'esistenza per avermi dato questa possibilità. Cioè, senza questo mestiere, cioè, senza di lui non ce l'avrei mai fatta. Soprattutto, cioè, ho una grande forza interna, ma per le competenze, cioè, comunque... ho studiato, ce l'ho messa tutta, comunque l'esperienza della ristorazione mi è servito tantissimo perché è una palestra pazzesca, 26 anni al servizio, comunque io sono stata sempre al servizio delle persone, tuttora è così, però cioè, molte volte cammino a Milano e dico non è fattibile, cioè, mi guardo intorno, ho vissuto 29 anni a Milano e non conosco la città. A volte cioè il fatto di potermi prendere un caffè, di pranzare, di poter pranzare con un mio collaboratore, di gestire le problematiche da remoto, cioè, comunque non mi sembra vero, cioè non mi sembra vero. Io appartengo a quella categoria di persone che cioè, un po' me l'hanno insegnato che per guadagnare bisogna sudare. Cioè, questa è la prima volta nella mia vita dove lavoro, dove sicuramente sono molto responsabile, ho una grandissima passione per quello che faccio, non lascio mai nulla al caso, cioè per me la precisione, il poter gestire l'appartamento, prepararlo, pensare a tutto quello che può accadere, cioè dall'impresa di pulizia che non ti lascia la master lock, allora adesso mi sono inventata che mi devono fare la foto della chiave nella master lock, così io sono tranquilla che quella chiave c'è, non c'è la possibilità, poi lascio ancora in tutti gli appartamenti, ho automatizzato, non lascio mai le master lock fuori, cioè io perché sono una molto apprensiva, adesso le lascio proprio di backup, proprio per qualsiasi cosa si salta alla luce, per questo io, cioè, come nella ristorazione avevo una grandissima passione, anche in questo mestiere veramente ce la metto tutta con le competenze che ho e con le competenze che non ho. È una cosa che ho imparato a 52 anni è a chiedere aiuto. Cioè io, per me il chiedere aiuto prima non esisteva. Cioè io oggi ho un problema, ho qualsiasi difficoltà, non riesco a entrare nella piattaforma di Soggiorniamo, non riesco a capire come fare per le tasse di soggiorno, non riesco, cioè io so che ho una community che mi aiuta, c'è sempre qualcuno che non mi lascia mai da sola. Ecco, tante persone dicono, ah vabbè, ma è tua madre, quindi no, gli avrei fatto tu le cose, in realtà io ho pazienza zero, e gli ho detto, tu come tutti gli studenti di BNB Academy, scrivi nella community, ma non perché non voglio aiutarla, ma perché oggettivamente è molto più efficiente scrivere nei canali ufficiali di BNB Academy, dove hai 4 coach ufficiali, 4.000 studenti che hanno già studiato, ci sono passati prima di te, piuttosto che chiedere a me, perché magari io quel giorno sono impegnatissimo, sono in giro per ville, cose, in viaggio, ti rispondo dopo 24 ore. Scrivi nella community, dopo 4 minuti hai 10 risposte. Quindi per assurdo è più come dire, profittevole utilizzare la community che scrivere a suo figlio. Oltre a questo, poi tutti dicono, ah, ma gliel'avrai insegnato tu, ma secondo voi io mi metto lì a spiegare 72 ore di roba one to one? Lei si è presa il suo Mac, usato di 150 anni fa, si è messa a studiare le sue lezioni, ha visto le cose, eccetera, eccetera. Quando non capiva, ha scritto nella community, ovviamente ogni tanto se ci sentivamo cercavo di aiutarla, ma oggi è super, super, super autonoma. C'ha tutte le sue app, fa vedere qualche app di check-in. Il suo telefono è il suo ufficio, c'ha la sua app di Airbnb, c'ha... fai vedere... Beh, ho Pulse. Pulse di Booking. Fa vedere un VK. Guardate, non c'è trucco, non c'è inganno.
un po' di appartamenti. Guardate la lista di case. Clicchi una e può aprire le varie cose, il Si apre il portone. portone, a volte apriamo solo il portone, poi c'è la masterlock, a volte c'è il tastierino, poi c'è. No, sei senza wifi comunque. Perché ho messo il aereo per noi. Per non disturbare. Adesso appena si collega al wifi vi faccio vedere anche. Ecco, è arrivata una nuova prenotazione. Guardate, guardate, a parte vabbè, videochiamate perse, stanno arrivando le notifiche. Aspettate che cancello le. Nuova prenotazione, voilà. Dal 27 agosto al Ci 30 parli in agosto. inglese. Guardate i calendari di mia madre, cioè. Vabbè, sono un po' di dati sensibili, però. Bene, vediamo un po' di domande. Nei contratti che offrite ci sono clausole specifiche o eventuali situazioni fraudolente causate dai clienti? Non ci possono essere situazioni fraudolente se prenotano da Airbnb Booking, pagano tutto in anticipo. È vero che Booking non tutela molto gli host, basta saperlo utilizzare. Bedligo è solo per l'Italia? No, è a livello mondiale. Come si fanno a scaricare le spese di pulizia se il proprietario è a regime forfettario? C'è una lezione dentro B&B Academy con la relativa circolare dell'Agenzia delle Entrate. La lezione è stata fatta dal nostro commercialista. Chiedo di spostare il QR code che sennò è in faccia a mia madre. Avete fotografi professionisti e contatti di aziende di pulizia a buon prezzo? Sì, abbiamo tutta una serie di fotografi, eccetera, eccetera, convenzionati. La fattura è automatizzabile? Sì. Conviene stipulare un'assicurazione extra, io lo faccio fare al proprietario, una RC da 100 euro all'anno. Il check-in da remoto è legale? Se lo fai in maniera corretta, sì. Proprietario paga la cedolare secca chiaramente sui suoi introiti e tu paghi le tue tasse da property management su quello che incassi tu. Ragazzi, Bedligo è un super strumento di analisi che è stato perfezionato ulteriormente di recente. Nel mio caso, assolutamente fondamentale in fase di trattativa con il proprietario. Questa la voglio fotografare perché è un ottimo feedback. Che applicazione se usa para hacer el estudio de mercado prima di comprare un immobili? Questa parla come parli tu, un po' italiano, un po' spagnolo. Si usa Bedligo. La mamma, wow, la mamma, che bella, la mamma, la mamma. Chi è colui che ha inventato Airbnb e quanto guadagna? Purtroppo non io, si chiama Brian Chesky, americano ovviamente, ed è miliardario. Buonasera, buonasera. Come forse sai, inizio a breve. Non erano domande provocatorie, grazie per le risposte. Ok, ottimo, Ermosa, buonasera mamma, carigna. La capisco perfettamente, brava. Fatturato lordo di questi immobili, oddio, saranno. No, Non non mi piace. le piace parlare di cifre, ma. Ovviamente centinaia di migliaia di euro, che sono tanti. Senza pudore, Giacomo. Senza pudore. Diciamo che le cifre che vedi oggi non le hai mai viste col ristorante, nonostante fosse il tuo di proprietà. No, anche perché effettivamente cioè io oggi non ho il pensiero, per tutta la mia vita ho avuto sempre il pensiero di. Cioè, quando ero giovane studiavo, o poi quando sei nato te, poi c'è sempre il pensiero di lottare per questi soldi. Cioè, questa è la prima volta nella mia vita dove non ci penso più, cioè non ci penso più. E questo sicuramente mi dà una leggerezza che prima non avevo. Possiamo dire un po' di chicche. Allora, mi ha regalato quando ho comprato casa nuova una scrivania da, mi ricordo, 3-4 mila euro che mi sarei comprato io da solo, ma me l'hai voluta regalare tu. Sì, perché per me è la prima volta che posso comprare anche dei regali alle persone che voglio bene senza dover pensare sempre dopo se compro questo non posso comprare quello. Un po' perché sono nata in un paese, sono nata in Argentina dove la mia famiglia è una famiglia normale, però che in Argentina per essere una famiglia, tra virgolette, normale devi fare tanti, 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 tanti sacrifici. Per questo io sono nata in questo contesto e poi questa cosa l'ho portata avanti sempre. Poi sono venuta in Italia e peggio, peggio ancora, no? E niente. Altra prenotazione nel frattempo, eh? Non guardiamo i dati, no? 31 agosto, 1 settembre. Sono dati sensibili, evitiamo problemi, però arrivata altra prenotazione nel frattempo.
Dai, 666 euro anche qui di prenotazione, 687, anche dall'Argentina ti prenotano. Sì. Ti fa piacere quando vedi la bandierina argentina. Bene, tra le varie cose, in realtà, insomma, hai anche iniziato, mi fa sempre ridere quando ci penso, a investire soldi. Ti sei fatta infinocchiare dalla banca, ti sei fatta mettere del capitale ad investimento. Come si sente a fare l'investitrice? Intanto non ci capisco molto, ci ho impiegato un mese a capire qualcosa e niente, ci ho provato. Cioè siamo passati, lo dico io in maniera, siamo passati da che bisognava comunque controllare tutti gli importi per capire se si riusciva a pagare il mutuo, le bollette, eccetera, a che paghi la tua vita, fai regali, fai investimenti. Una vita normale, viaggi, serena. Serena. Io non conosco tanta gente che a 50 anni investe soldi. Complimenti. Devo essere onesto, un po' sono rimasto sorpreso, un po' ci sono rimasto male che non mi ha chiesto a me, io gli avrei fatto fare altri tipi di investimenti. Però, donna indipendente. Io come tua mamma, stessa età, ho voglia di rinnovarmi, siamo in un'epoca dove ci inculcavano che per guadagnare bisognava di uscire di casa al mattino, timbrare e tornare la sera. Anch'io sono stanca. Ludovico, ma Oreste quando arriva? non è uno degli ospiti di questa live, se no lo sporchiamo. Oreste è un'esclusiva degli studenti Bimbi Academy. Tua mamma può spiegare il sistema che usa per il master lock? Vabbè, ce ne sono tanti, non so a cosa si riferisca. Io di solito non lascio la master lock fuori per la strada, perché ho sempre paura che, non lo so, Qualche squilibrato faccia qualsiasi cosa, o ti mette attacchi una cicca o la vernice. Ci sono delle zone di Milano dove questo accade. Per questo, cioè, o una volta usavo di più la funzione dottore. Scusa, che è una funzione del citofono che ti permette di, diciamo, entrare in autonomia. Sì, si chiamava funzione dottore perché una volta lo usavano i dottori, tu schiacciavi, suonava e si apriva in automatico. Siccome a volte gli amministratori di condomini non sono per la quale, allora adesso io non la uso più. Uso altre piattaforme, altre per aprire solo il portone del palazzo. Poi, una volta che si entra nel palazzo, in quasi tutte le case, quello che consiglio io è la master lock, perché comunque è la cosa migliore. Cioè, non costa nulla. Se devi pagare un abbonamento, paghi l'abbonamento solo per l'apertura del portone. Sì, ma poi in realtà tipo Switchbot non richiede nessun tipo di abbonamento. Devi aprire te. No, puoi anche automatizzare creando un link. Tu non usi Switchbot, però in realtà tu puoi creare un link dove ogni volta viene cliccato lo Switchbot si aziona. Ma io uso quello Shelly. Shelly, sì. Mamma Shelly, VK, Masterlock, chi più ne ha, più ne metta. Se ho più appartamenti in un unico stabile, può essere svantaggioso? Tu non hai più appartamenti in un unico stabile? Sì, sì, io ne ho in uno stabile 3 appartamenti. Io pensavo in tutta la via, c'è una via che non voglio menzionare. Non possiamo dire, ce ne sono 1, 2, 3, 4 nella stessa via e girando 1. Quindi e girando la via 1 sono 5. Però in uno stabile io adesso ne ho 2 più uno che deve partire. Ottimo. Anche perché sono diverse tipologie, cioè un monolocale, l'altro è un bilocale, l'altro è un trilocale. Bene, siamo giunti al termine dell'intervista. Ti ricordo però che in realtà all'interno di questi workshop della durata, comunque di diverse ore ogni sera, andiamo a dare tantissimo valore. Quindi questa è solo una piccolissima parte di tutto il valore incredibile che abbiamo dato durante questo evento. Ed ecco perché ti invito ancora una volta a partecipare al prossimo workshop, che si terrà dal 19 al 21 novembre. Oppure potrai anche richiedere la replica integrale semplicemente contattandoci. E ti ricordo infine di iscriverti al nostro canale, perché nei prossimi giorni pubblicheremo anche altre parti inedite di questi workshop. E si tratta di contenuti mai visti prima d'ora pubblicamente, quindi se non hai partecipato è impossibile che tu abbia visto questi contenuti. Iscriviti al canale, qui è gratis, e metti un bel mi piace per supportare i nostri contenuti. Seguici anche su Instagram, e per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo.